E questa sera alle ore 21 su Rete 8 andrà in onda lo speciale Pathos realizzato da Antonio D'Ottavio con Lino Guanciale, Francesco Montanari e Davide Sacco. Con i due attori protagonisti e il regista della pièce L'uomo più crudele del mondo, Antonio D'Ottavio ha realizzato un ampio speciale che andrà in onda questa sera alle ore 21 in esclusiva proprio su Rete 8. Nella prima parte dello speciale, Lino Guanciale, 43 anni di Avezzano, racconta il suo rapporto con l'Abruzzo, i suoi ricordi e le sue emozioni. Figlio di un medico e di un insegnante, Guanciale si è diplomato al liceo scientifico di Avezzano per poi frequentare la facoltà di lettere e filosofia alla Sapienza di Roma, senza però conseguire la laurea. Promessa del rugby, Guanciale ha seguito la sua vocazione per il teatro iscrivendosi all'Accademia d'Arte Drammatica di Silvio D'Amico, dove si è diplomato nel 2003 ottenendo il premio Gassman. Per molti anni ha recitato principalmente in teatro, poi anche per la TV e per il cinema. Nello speciale firmato da Antonio D'Ottavio, i tre personaggi, Guanciale, Montanari e Sacco, raccontano di loro stessi e dello spettacolo teatrale L'uomo più crudele del mondo, che sta appunto raccogliendo un grandissimo consenso di pubblico. Ma allora vediamo insieme un estratto dell'esclusiva che Rete 8 trasmetterà in prima serata. Ci vediamo lunedì. Grazie. Quello che di fatto è questo personaggio è un individuo alla ricerca della verità, di una verità dentro di sé e in generale nell'incontro con una specifica persona. C'è una frase molto bella di una serie TV detta da un attore eccezionale. Che dice, però è pericolosa questa frase, che dice: ognuno di noi è un assassino, bisogna solo trovare la persona giusta. Ma del resto la felicità dell'uomo ha dentro di sé la crudeltà su qualcun altro. Non esiste felicità di se stessi senza l'infelicità del prossimo.